Mo' finiamo di fare sta cosa qua. E poi io lo scarico immediatamente, va bene? Sì. No, sì, io lo lascio in stand by così faccio scaricare sia Dai questo che. zitto, dai zitto, che sei un gay. Davvero. Sei un gayone. Non si dice buona È un bugia. ricchione. Sei gay. Non si dice. Ma secondo te questo gioco avrà una fine? Secondo me non. Oh, Ale, oddio, hanno cambiato lo sfondo, hai visto? Aspetta, non ti ho capito. Hanno cambiato lo sfondo del gioco. È vero. Oh, che Aspetta, figata. Ale, di qualcosa. Al salame kebab, al shish kebab, posso. Perché hanno Aspetta, messo il rimettiamo il video. Resistant Pack Out. No, ma chi è che spende soldi per shoppare su sto gioco? Abbi pazienza, voglio conoscere da sta persona. Vediamo, ma non esiste proprio. Però quel crossbow mi piace. Allora, riassumendo, su PlayStation Now hanno tolto Metal Gear Solid 4. Quindi le opzioni. Ah, e è uscita già la lista di giochi. Di giochi che ci. Non ti ho capito proprio. Ho detto, hanno tolto Metal Gear 4 da sopra il PlayStation Now. Personale. Però su Instagram alcune testate giornalistiche hanno già pubblicato la lista di giochi che saranno presenti sopra quello abbonamento nuovo praticamente, non so come si chiama. L'Ultimate Edition, quello premium praticamente. Che tra questi non c'è Metal Gear. Quindi per me già si può già Entra includere. effettiva. Quindi per me già. Però c'è Wipeout però. Capito? Oh, wow, cioè, vabbè, Che. sì, attimo, Sai ci che sta Metal Gear. guadagno. Vabbè, ma io Metal Gear lo sai che si può fare però. Ci compriamo il CD. E mettiamo il CD dentro al computer. Lo facciamo funzionare con l'emulatore. Perché se funzionano quelli della PlayStation 1, perché non può Vabbè, che funzionare? scusa, ma può comprarlo direttamente dal computer, non va bene. Che cosa? Però tende per il computer Metal Gear 4 per il non computer devi non fare una esiste. merda per. No? No, no, perché se no forse già ce l'avevo, tu che dici? Alessio, mi sono dimenticato come si gioca a questo gioco, un attimo. Un poco di pazienza, per favore. Oh. Dico io no, cioè, una cosa non capisco io. Voi fate una serie. Voi fate la serie di Metal Gear, no? Ma perché non la fate per tu. Perché la Konami non la fa per tutte le Ale, console, quello è un prodotto per es esclusivo a PlayStation, là, cioè non ci possiamo fare niente. console? No. La saga di Metal Gear non è un'esclusiva Sì, PlayStation. purtroppo sì. Solo per Xbox 360 è uscita l'HD Edition. Ma per Non è pietà l'hanno vero. fatto, sì. Non è vero proprio. Perché? Che c'è anche per il Nintendo. Sì, c'è anche per il Nintendo, perché quello è Konami, quello. Konami è anche Nintendo, ma non è Microsoft. Konami non è Sì. Nintendo. Konami, Konami, mo molti titoli, Konami, la Konami. molti titoli per Konami escono anche per Nintendo, ma non escono per la Sì, Microsoft. ma. Sì, ma Konami non è Nintendo. Lo Tu so che prima non è mi hai detto Nintendo, lo so, Konami è scusa. Nintendo. No, ora metto una cazzata. Però molti titoli Konami sono disponibili sia su PlayStation che per Nintendo. Certo. Ma non escono per la Microsoft. Cosa che Ma però non è quello successa per Metal Gear Rising e Metal Gear 5. poi non ho capito, cioè questi qua sono riusciti a fare un gioco per PlayStation portatile Sì. più così merdoso, Perché? Merdoso cosa? perché Portable Ops Sì, è stato linciato. si è stato linciato neramente proprio perché è stato uno dei titoli peggiori. A me piace, sinceramente. Cioè, Sì, non. però a me piace, però cioè, non ti puoi permettere di fare un gioco in cui al codec non si parla. Cioè, che cazzo significa? Cazzo, Vabbè, il considera codec. pure che quella è una delle console portatili che, diciamo, a livello di potenza hardware non è che sia tutto sto portento, eh. È stata Non sfruttata al significa meglio niente. quando è stata sfruttata al meglio quando è uscito Peace Walker. Allora, Vabbè, Peace Walker. perché sei sottoterra? Sto arrivando a te. Ah, ok. Vabbè, scusate, ma io non ho capito una cosa, cioè tu stai giocando, tu vuoi giocare a Peace Walker
con l'emulatore al computer, quando tu in realtà già ce l'hai Peace Walker, vero? Sì. Alla PSP. Ma vedi che si vede bene sopra il computer, eh? Cioè si vede veramente bene, si vede. Ma che cazzo stai dicendo? Sto giorno tu sei stato a dire no sul mio computer di una merda. Supportabile sì. 10 fps. Ma come supportabile sì? Tu a me mi hai detto che pure a te si vedeva così. Alcuni giochi sì, perché purtroppo non sono emulati a dovere. Ma no, ma non sta a parlare di alcuni giochi, sta a parlare di quel gioco. Forse mi sono sbagliato io. Non avrò capito un cazzo. Allora, raccontami un po' la storia di questo gioco. Te la sei imparata? No. No, allora, questo gioco è ambientato nella Svezia. Nella Scozia. Svezia o Scozia? Vabbè, da queste parti qua, insomma. Del 1980. E c'è questa cosa strana in cui... Cioè, ci sono un sacco di sti robottoni. Tante cose strane succedono in queste cose qua. Tante cose strane. A partire dal fatto che hanno rivoluzionato completamente l'outfit dei soldati. Davvero? Prima non erano così, vedi? Ma questi sono soldati tedeschi, questi, no? Sono diventati. Ci hanno messo pure gli occhiali da sci. Wow! Hanno fatto copia e incolla di tutti gli outfit, praticamente. Ci sono queste macchine che ci vogliono veramente, veramente molto male. Ok, grazie per la storia di un gioco che non si cagherà nessuno. Adesso ci puoi dire dove dobbiamo andare e perché ci stiamo andando a piedi. Allora, noi abbiamo una missione. Abbiamo il drop delle biciclette là, lo spawner di biciclette senza senso. The Command Bunker Network, che è l'ennesima... Ciao, faccio anch'io a sentire su, guarda, l'avrò sentito 57 volte quando stavo giocando a questo gioco. Lo so, però non ci lo sapesse. Vedi che bello l'aeroplanino, che c'ha proprio la bandiera... Bandiera Switzerland. No. Vediamo se hanno fatto... Allora, buttati addosso a me. La bandiera della Svezia, Allora, buttati addosso a me. Vedi se hanno fatto questo hotfix, hanno fatto qualcosa di buono. Vedi se ci stanno ancora i bug. Ci provo. All to use. Oddio, hanno fatto qualcosa di buono. Aspetta. Mi metto di traverso. Metti così. Però spiegati che ci sta qualcosa di pericoloso che si sta avvicinando. Ma non fa niente. Ah, sta proprio là, guarda. Vabbè, finché non ci sente. No. Se va vuole, poi, vabbè, guarda la live e vedi cosa è successo. Vabbè. Quando c'è tempo, poi rivedi la registrazione della live e vedi che è successo al mio personaggio e ci sta la piange. Diciamo che, vabbè, il lag di il lag arriva direttamente quando c'è quello grosso, direttamente. Neanche più quelli piccoli, direttamente quello ci sta quello grosso. Che palle, però prima era comodissimo il like. No, vabbè, mo ci avvisa direttamente, non ci stanno le cose grosse. Allora, qua c'è scritto Uttern, dobbiamo andare in tre città. Allora, una si chiama Ermelinen. L'altro Squadden e l'altro Uttern. Oh, guarda, ci sta un coso qua davanti. Allora, aspetta. Allora, dobbiamo trovare queste due città. Andiamo a cercare. Ah, il cosetto a due piedi là ci sta. Aspetta, usiamo il cecchino, divertiamoci un poco. Aspetta. Ma non è che un giorno faranno anche un hotfix per questo calibro 50? Cioè, uno dei calibri 50 è più inutile che abbiamo visto. Prima di tutto dobbiamo togliere sta cosa dei proiettili, che non ha proprio senso. Allora, andiamo su YouTube. Andiamo su Google e cerchiamo dove si trova Uttern Squadden. Ma PlayStation di fatti dice, ma che cazzo vuoi? Che cazzo ne so? Uttern Bunker, eccolo qua. Dove si trova? Ah, qua, Ma non si è cosa. Là c'è qualche cosa di meschino là, guarda, aspetta. Aspetta. Ah, dovrebbe essere precisamente qui. L'ho messo io waypoint. Andiamo. Ciao Alessio, col calibro 50 non muore, no, l'elicotterino non viene abbattuto. Forse sei tu che non lo prendi. Adesso io gli ho piantato 4 colpi in testa con l'FMJ. Madonna, si è danneggiato. Dopo 5 colpi ci sono voluti. F
Farmland Region became the watchdog of Cropland. Ah, io non lo so. Vabbè, penso che siamo molto indaffarati a fare queste cose. Ma ora non lagga più, che figata. Hanno fatto l'update dei driver del solo. Oh, invidia. Vediamo un po' se hanno finalmente... Cioè, non è normale. Cagato. Hanno fatto un hotfix per creare altro solo, per fare solo altri danni praticamente. Eh sì, prima di... Ah, io voglio togliermi questa cosa, voglio mettere... Cioè gli armor piercing in teoria dovrebbero fare più danno degli FMJ. Perché quelli sono quelli che sfondano praticamente la corazza, quindi dovrebbero entrare dentro e fare più danni direttamente. No, invece qua fanno un cazzo, sono inutili qua gli FMJ, cioè i cosi ad alta perforazione. Armor piercing. Gli armor piercing sono quelli più scadenti praticamente. Questo gioco faccia un concetto di problemi proprio tutto suo. Ah, intanto mi scrivo anche dove stavo Squadern. Ascale, domini da te? Sì. Squadern. Oddio, le hanno risolto pure il problema delle collisioni. Cioè, mo non è... Mi sono strusciato su un camion, pensavo di fare casino. Invece no, niente, è rimasto ancora lì in piedi. Facciamoci un jetpack. Climb to the moon. Ale, vieni a tappiare qualche cosa qua dentro, vieni. Oh, c'è un fucile. Oh. C'è una mazza da baseball e un 12 per il rifle scope. Vai, c'è una mazza da baseball, me la scippo io. Io non ho. Io sono curioso di vedere questa mazza da baseball a che serve. Mo sai che faccio, ma la metto in inventario. Serve da mili. Cioè, la mazza da baseball è messa nella sezione pistole. Wow, perché? Non lo so, me lo devi chiedere. Con quale utilità? Oh, cioè... hanno messo anche il fatto che si può aprire il garage da fuori. Sì. Vediamo se forzando. Si può fare qualche cosa. Ah, sì, non so. Allora, drop. Hanno cambiato anche il suono delle armi. Sì, hanno fatto qualche cosa. Via qua. Aspetta, devo cercare qui... qualcosa di buono, aspetta. Devo cercare modo che di figata! È stato cambiato pure la corsa comunque. C'è il recupero della fiatella. La stamina. E qualcosa hanno fatto perché il personaggio sembra tipo Usain Bolt. Invece no, qua quando ho visto hanno messo la dinamicità del suono. Ah, pure se si spostano le cose, dici? No, proprio l'ambiente. Ah. Cioè per esempio, qua se sparo con la K. È un suono molto più caciaro perché sta tutta all'aria. Ah. Invece se entro dentro il garage è più chiuso perché non c'è il rimbombo, perché sennò finisce qua. Guarda, vi ho provato, spara qua. Che cazzo vuoi? Ma cosa stai facendo? Sto provando a ammazzare a baseball, scusa. Guarda. Aspetta, fammi pigliare qua e stanno le guanti. Spara con la pistola. Aspetta. Allora, prendo la pistola. Nemico, sì, nemico a destra, nemico a destra. Ora entra qua dentro e spara. Ah, è vero, sembra più sonoro. Ma ormai si spegne lì, insomma. C'è un nemico. Avviciniamoci. Aspetta, vediamo se c'ho qualche skill point da... No, nessuno skill point da sbloccare. Dove cazzo sta Sarnese, oh? Ah, sono più arancioni, oh.
task pattern. Fammi aggiustare un po' con la capsula qua. Capsule corporation. Ok, fammi aggiustare un attimo l'inventario e fatora. Questa mazza qua. Ah, questa quasi quasi la togliamo, aspetta. La pistola la metto. Questo qua ci mette nel fucile a cecchino. Ok. Lascia più la bicicletta, lei. Allora, sì. Vedo dopo che andiamo là, guarda. Andiamo a sto posto, Carmeria. Alle 7? Vabbè. No, no, alle 7, pure prima c'è il posto. Se Davide non si sbriga. Infatti. Allora. Dobbiamo andare. Di qua. E allora sì, propaganda. Vedi un po'. Aspetta. Ma vaffanculo. Oh, sta a morire. Oh, aspetta, ci sta un nemico, ci sta un nemico, aspetta. Aspetta. C'è qualcuno. Allora qua possiamo saccheggiare un po', che ci stanno i poliziotti per terra. Cadaveri. Cadaveri, cadaverini. E si è cambiata anche la skin di cade. Dei poliziotti. Sì, vabbè, non fa niente. Ah, qua c'è sta barrel extension assoluta. Ma perché va così, santi di Ma adesso l'ho vista la skin, però è blu, cioè io non vedo nessun cambiamento, scusami, Ma sei tu, ma sei tu che sei stupido, che come fai a non vederlo? Prima facevano schifo. Erano quelle verdi. Qui erano tutti prima, erano tutti militari prima. No, ci stavano anche poliziotti, però non erano fatti così. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Allora, cioè abbiamo... che ti devo dire? Ah, questo dobbiamo togliere qua. Senti, servono i first aid, eh? Io ce ne ho 17, Io ce ne ho... Non ce li ho qua, scusa, ma come cazzo? Zan 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 zan. C'è un mitragliettone per terra, visto? No. Ma infatti io una cosa non ho capito, c'è tutti questi militari, no? Ma perché non hanno un M60 tipo piazzato, quelle mitragliatrici piazzate, sai, quelle cose che usano i militari. Dov'è un mitragliettone? Ce l'ha il robot. Qui c'è l'HP5, però è una sera, ti serve? No, ma schifo. Aspetta, fammi vedere se devo buttare qualche cosa. Cioè, questi soldati non hanno un lanciaranzi, però ognuno di loro c'ha un... La smoke grenade la ritengo praticamente inutile, perché non mi serve. Ah, io mi cambio sto... Ti serve un shotgun silencer? Aspetta. Andare qua. Ho trovato l'extension per il gram lam si chiama il non so. Allora, questo qua cosa ci fanno? Shingan silencer. Dei robot con un kit di primo soccorso. E allora sì. Allora, attachment. Allora, facciamoci un giro qua, vediamo cosa dobbiamo shippare. Carri armati stupidi, Carri armati senza senso proprio.
poi non è che ho capito molto bene in questo gioco. Cioè, ci stanno sti cosi enormi morti per terra, no? Però non si possono shippare. Però non si possono shippare. Invece questi qua piccolini sì. Cioè, qual è il senso di questa cosa? Non... Boh. È palese, no? Cioè, è ovvio, cioè... Aspetta, fammi pigliare la bicicletta. Solo tu non lo capisci. Quelli là grossi sono ovvio che hanno lo shipment più elevato, no? Quindi, cioè, capito? Cioè, capito che la cosa shippo. È più... Lo shipment più ovvio, cioè, no? il fattore di ship più elevato. Più elevato, si aspetta, sto arrivando, eh? La persona c'ha la fatica a velocità di 3. Quindi se i kit medici ti servono, eh? No, no, no. Quanti ne hai tu? Un po'. Tipo 3. 9 più 8. Ma quelli basi, tipo quella. 9, simple. 9, 9, no. Te ne do qualcuno io. Ma ce n'ho 9, lascia me. Ce n'ho 17. Che cazzo è qui? Oh, guardare. Oddio, ha fatto il mio personaggio ha trovato una piccola salita, adesso sta aumentando la velocità. Ma sempre dritto, bene. No, perché ti muovi, cazzo, banda! Oddio, hanno messo la caduta delle biciclette, non giusto? Da mo' che ci sta la caduta delle biciclette? C'è sempre stato, no? Sì, sì. È shippato un po' qua i camion, sì. Ma come fai? Ah, dobbiamo andare là. I camion ci sono 800 km. Ma qua già è passato qualcuno a shippare. Sta tutto aperto. A sta sorta di down. Oh, mi dissocio. No. Chi è? Sono stato io. Schidato lo schiduti. Mio cazzo, uno spaghetto. Dice abbiamo un nemico alle spalle. Vabbè, fa niente, ormai abbiamo perso. Solo lui lo sente. Dobbiamo andare qua? Pure più là? Beh, avanti, beh, avanti. Madonna, ho fatto una laggata proprio di quelle pomici. Oh, ecco un nemico davanti che non ce ne caga. Non c'ha poco cagato di strisce proprio. No, perché si stanno sparando a vicenda. Oh, bello, non si sparano a vicenda. Cioè, hai capito, stanno anche le fazioni, cioè. Quella è colpa del dottore con i buff e del dottore senza buff. Dove sì. Il buff è più cattivo. E buff. Chi è che ha sparato? Un cattivo. Ah, a sinistra, attento sulla sinistra tua, qual è? Ah sì, sono i corsi. Tu corri, perché io non sto correndo. Qua c'è una biforcazione, che devo fare? Vai avanti. Sempre dritto? Già, sì, noi dobbiamo andare dritto per ancora un bel po' di tempo. Oh, tutta la mappa. Oddio, c'è anche il tempo che cambia, Lenji. Oh, ho visto un fulminone. Ho messo gli effetti meteorologici, ma diventi. Cioè, mi proprio passi al gigante, mi dicono. Oh my god. Aspettate, ma ho messo Generation Zero sopra il computer. Aspetta un po', eh. Generation Zero. No, Alessio, no, ti prego. No, ti prego. Mamma mia. Schidadle, schidudle! Tu cazzo è uno spaghetto! Questa canzone techno è proprio i sottotono, proprio... Ecco qua, inizia la piove, mo inizia la lagga, PlayStation non lagga. Cos'è qui? Madonna, che cazzo di salto che hai fatto? C'è qualcosa con la luce là, che cos'è? Aspetta, fammi usare il cecchino, vediamo cosa. Cosa ho fatto? Mm-mm-mm.
Cosa ci sta? Ah, lei ci sono dei cani qua dentro, vieni. Sono i robottoni qua dentro. No, no, ci devi buttare una granata. Buttaci qualche cosa che esplode. Bravo, mi ha fatto perdere 50 di vita, bravo. Ho detto, buttaci qualcosa che esplode. Ma almeno aspetta però, cioè. C'è più la bicicletta. C'è un coso. Aspetta, fammi caricare la pistola. Aspetta. Usiamo i cecchini. Vai, vai. Madonna. Ah, c'è già la bomba puzzona qua. Ma no, cioè, c'è un calibro 50. È più potente il fucile da caccia che non il fucile da cecchino, cioè con meno colpi da fare. No, ho ammazzato dalla pistola, le. Con revolver. Pom! Un one shot anche. Ale, se ti metti dietro i cadaveri dei nemici adesso sono buoni, fanno anche da riparo. Ma pure prima lo facevo, no, ma prima, già no prima sì, pure. io prima così facevo. Pure prima era manco tempo. Oddio. Praticamente le battaglie con questi robot ti rimborsano di quello che hai perso per ucciderli. Sì. Non ti danno nient'altro, cioè niente di più, niente di meno. Non ti danno neanche solo la vita, non ti danno. Sì. No, ogni tanto esce il first aid medkit esce. Ogni tanto. Quando ti parla di loro. Ah, ma ci abbiamo ancora da dare, da andare avanti, eh. C'è un altro a destra, c'è qualcosa a destra, non so cosa possa essere. Ah, sui cagnolini, stanno dentro al mezzo al prato, lampeggiano perché ovviamente il gioco non è cavolo. Oh, c'è un hangar a sinistra, vieni. No, questa è la safe house nostra. Ah, safe house, aspetta, fammi ricaricare allora. Aspetta. Oh, non è vero. Aspetta. Vediamo se un po' questo, vediamo un po' questa qua zona è, scusa, finché magari è una mappa. C'è scritto ANL 144, c'è scritto Vital Side. Un posto nuovo esplorato questo. Zero. Sì. Oh no! No cosa? No niente, me l'ho buggato. Ma è qua tutto un bug qua. Ah, ci sono le smoke grenade, qua ci stanno delle cose che forse è roba nostra. Cioè, poveracci, se sei, questo sei i primi a morire, guarda dove stavano, guarda dove stava la camera da loro. Lo so, lo so. Qua ci abitavano, tre persone ci abitavano. Aspetta. Why wish to hear, just to suffer. La cosa interessante, ma no? Questa è la ex casa. Qui non c'era proprio niente, comunque. Why we see here? Just to suffer. Però questi aerei che non si possono usare, sono proprio inutili, cioè. Vabbè, che fare azione agli aerei sarebbe praticamente suicidio per questo gioco. Vabbè, scusa, però cioè, sarebbe stato molto più facile, tu vedi aerei te ne vaffanculo. No, magari ti faccia trovare un modo per azionare, che so, ma... Potevano mettere tipo, che ne so, una M60 con le munizioni limitate in mezzo alla via. Tipo le mitragliatrici da... Ma poi scusa, non ho capito, allora, i nostri istanti sono gli unici rimasti sveci. Cioè qui non c'è più nessuno, scusa. Sì, qua non c'è più nessuno, ma lei non possono metterci la vita perché sto gioco già ha problemi con i robot. Figuriamoci a metterci la vita agli esseri umani. Sarebbe stato prendere la morte a questo titolo. Vabbè, ma tre movimenti, che cacchio, cioè. E figurati come sarebbero usciti se questa è la qualità dei personaggi. Già l'aspetto fisico già lascia molto a desiderare. Sinistra o dritti? Boh, aspetta, no, penso dritto comunque. E pensa bene a te. Sì, è dritto.
Dobbiamo andare avanti. Alla. Ok, Ale, attento, sul lato di sinistra ci sta qualcosa di brutto, eh. Avanti a E sinistra, comunque, vabbè, veloci, via. me l'ho fatto anche un passo anche per la capo. Perché è quello grosso che lancia i razzi, perciò se. Che me ne frega, me. Cazzo. Ce ne sono due di sti cosi grossi, oh madonna santa, ce ne vogliamo mettere un altro? Ah sono tre, vabbò, ma quali due? Ecco, mo stai iniziando a laggare. Sono tre, ce l'hanno messi tre di sti cosi. Galera, non ti fermare, perché sennò qua siamo. Ma lì si ferma. Che altro ci sta? Nient'altro qua, sta un bordello. Sta uno. Ci stanno sette di quei Due. cosi a piedi, ci stanno. Sette di quei cosi a forma di cane. Ma di cazzo ne sono? Lei corri che sta a lanciare razzi quello. Vai! Sì, io sto a correre. Ti rifaccio. Sparo pure l'impennata, vai. Che 40 all'ora. poi qual è il senso dell'impennata per aumentare la velocità? Se tanto poi quando cade per terra rimbalza e te la fa di nuovo. Esatto. Perché sei fermato? No, stavo aspettando a te, volevo assicurarmi che stessi arrivando, se non a finire muori e poi arrivo. Destroy enough machine in mountain region to complete barcode 0 di 3. Sto cane, quindi c'è la mamma fa per forza, insomma. Vabbè, penso Non che c'è altro modo. Cioè. Allora, vieni qua, Le, ci riportiamo avanti, perché qua ci stanno altre bestie, vieni, ci facciamo Così vedi questo. che noi ce ne usciamo dalla zona. Non so, però intanto ci facciamo questi avanti a noi. Ma vedi che siamo usciti dalla zona? No, dobbiamo almeno alla chiesetta, vedi, dobbiamo tornare. Revolver è micidiale. Revolver o ciò. Ti servono le munizioni del fucile a pompa, eh? No. Tu fucile a pompa non ne hai? Lo uso. Ma ti servono le Ce l'ho munizioni. le munizioni, ce le ho, Ma t'ho se vuoi detto ti do le già. altre, No, perché io praticamente. mi servono, ti ho detto che ce le ho. Vabbè, Se scusi, non io. usi il fucile a pompa me lo dai, però se qui usi il fucile a pompa lo usi. Mi sa che comunque questa missione che ci è uscita a noi, Destroy Enough Machine, è riferita a quei cosi, a quei tre cose che stanno là, quindi mi sa che ce la dobbiamo fare in Un culo. bene. Ho probabile anche questi qua. Male, io mi stavo ammazzando ma non c'è niente qua. Allora dobbiamo andare a distruggere le Allora, aspetta, entriamo dentro questa chiesa, vediamo se c'è qualche cosa di interessante per noi, magari troviamo qualche cosa. cose. Io ci ho lootato un po' Ma io no, però mi dai tempo a me, per Vai, favore. Qua ci sta la borsa, vedi, con qualcosa dentro, Ci sta il medikit dentro. C'è il bancone. Guarda.
Madonna, one shot one kill proprio. Vediamo un po' se posso prendere l'handgun con un pensator. Allora, vediamo un po' sull'attachment. Mazzo, vediamo con un pensator posso. E qua non c'è niente. Vediamo se c'è un piano lì, se esiste un piano lì sopra qua. Se esiste il piano di sopra, a parte l'organo che è praticamente inutile, possiamo salire sopra la chiesa. Qua ci sta il come si chiama sto coso, la campana. Magari sulla campana c'è qualche cosa di interessante. Ma guarda un po' sulla campana cosa ho trovato. Il fucile da cecchino ho trovato. Guarda un po', che fucile? È quello da caccia, quello standard. Vuoi tu? No, non so cosa fare. Il Last Hunting Rifle. Però è quello a tre corone. Serve una mano, eh? No, non so, due cose. Aspetta. Arrivando, eh. Voglio far vedere se in uno di questi c'è il barcode. Non c'è? No. Però c'è il submachine gun silencer. No, vanculo, non fa niente. Vediamo se finalmente abbiamo trovato il silenziatore per sto cazzo di coso, finalmente. Senti, ho trovato il submachine gun silencer, l'ho trovato finalmente. Andiamo lì a ammazzare quei tre cosi? Però facciamocele una alla volta, lei, eh? Cioè, usiamo un po' di tattica. Come facciamo a farne una alla volta, Marco? Cioè, vedi che quei là vengono tutti e tre insieme, eh? Poi vanno una, non so. Già il tempo, vanno... Perché io non c'ho tanti missili, cioè io c'ho 5 siluri, eh? Pure io. Mo so cazzo. Eccolo qua. Marco, la mia bicicletta. Vediamo un po' se c'ho altre... No, non ho altre cose speciali per... Però c'ho la batteria. Oh no, usala. Ok. Mi avvicino e gliela lancio, ok? Ok. Oh,
non vedo un cazzo. Ah, ecco, sta alla sinistra. No, non c'è andato. No, vai. Si avvicina troppo, le esplosioni di poi fanno male, eh. Ah, vai, vai, vai. Faccio la diversiva. Sono finito, ho finito tutto. Oh. Non c'aveva un cazzo. Cioè, questo coso qua aveva dentro di sé una mazza da baseball. Vabbè. Cos'è questo? Assault Rifle Barrel Extension. Buono. C'è un cazzo sto coso, ma vaffanculo. E da mai a trovare Sarnese. Ma sei sicuro che quella cosa là stava qua? Proviamo. È qui. Ogni tanto esce la canzone di Minecraft. Oh, che palle. Andiamoci, facciamoci un giro qua, levi. Forse in questi campi flegrei possiamo trovare qualche cosa interessante. Ah, dobbiamo avvicinarci al command bunker. Quindi vuol dire dobbiamo prendere questa... No, non dobbiamo prendere questa... Dobbiamo andare avanti. I love you, baby. Noi facciamo intanto, andiamo a Common Bunker, magari esce qualche altra cosa. Queste sono le classiche strade che fanno i Volvo. Sì. I Volvo quelli moddati. C'è un altro sopra la collina. Sta via lo strumento. Vediamo se forse loro ce l'hanno. No, non c'è niente. Non c'è niente. Però una cosa cattiva l'abbiamo fatta, ci siamo dimenticati di Far Cry 4. Ma vaffanculo, John. Ah, c'ho un skill point, un po'. Hit, shop, accuracy. Poi weapon, recoil. Poi che altro abbiamo qua? Ah, che cos'è? Explosion, speedy, steady fit, allow players to wish stand strong, attach without being knocked down. Vabbè. Poi ci sta. C'è un medikit che vola. Aspetta un attimo. Allora, spotting intel. Increase the amount of information provided spotting intel. Mo facciamo... Tanto quello dello zaino l'ho aumentato tutto quanto. Questa stamina recharge, sta minchia. I love you. Ho messo information about monster qua, come si chiama, aumenta la quantità di informazioni, come se fosse vista qua, ma ce l'ho messo lo stesso. Oh, ci stanno pure un picciolo. Hanno messo pure gli uccelli, Alessio. Quello già c'erano, Marco. Come si sono permessi? Una cosa inutile che già gioco ritardato di suo. Poi ci metto pure a mettere cose animate. Dorate, io vorrei...
Qua ci dovrebbe essere la radio e il field radio qua. Top, oh, c'è il gas. Ah, ci sono arrivati così grossi, sono arrivati, eh. Giro bombe. Oh, c'è questo dietro qua, questo simbalio. Ah, quindi ci c'ho 7 di vita, c'ho 7 di vita, c'ho 7 di vita, c'ho 7 di vita. Oh, ce l'hai mai ditta? Sì. Ma mi servono. Aspetta, fammi salire a me. Vieni, vieni a me. Aspetta. Drop, ti è piaciuto questo? Vai, però muovi. Questo qua. Wow. Pieniti di questi. A posto, pieni questi qua per terra, via. Pieni tutta sta roba qua. Ok, grazie. Ci sta. Ma quel coglione quando cazzo deve venire? Ma ha detto Sir che dovevano oggi doveva fare delle cose per il canale, tipo non so che cosa, cioè, oggi neanche streamano. Ma a me che cazzo me ne frega di Sir? Non lo so, ma forse stava facendo qualcosa con Sir e si stava dimenticando. Secondo me quella sta dormendo. Ma sicuramente. Intanto lo giochiamo qua. Ho 100 colpi per FMG e 350. Sì, sì. Se solo facessero qualche cosa, venite. Ho preso un bastone. Cioè, boh, è atterrato. Cioè fa più il revolver che non il calibro 50. Io questa cosa ti giuro non la capisco. Non... Ispezioniamo questi, vediamo se... C'è un altro là davanti, attenzione. Non c'è un carro, ma... Vabbè, sto bunker l'abbiamo trovato però alla fine, cioè, non ho capito. Sì, ci dobbiamo andare, però se stiamo sempre fermi. Andiamo. Allora, facciamo tutta la tirata fino al bunker e vediamo cosa c'è scritto, va bene? Ma non è che c'è scritto, dobbiamo trovare il barcode. Ok, noi andiamo prima di tutto dove sta il bunker. Tutto vittima. Ma... Ah, boia, affanculo, madonna. Difficile, eh. Che troia. Oggi fa un caldo, oggi. Fa brutto, un caldo proprio brutto. I love you, baby. Beh, 22 ore perché io non so manco dove sto andando, cioè io sto seguendo te. Ma
Cioè, in salita a 40. Non ho mai visto un coso rachitico come questo andare a 40 km/h in bicicletta in salita. Cioè, questo è tipo delle deve avere le gambe enormi proprio, cioè. Poi semplicemente un coglione perché non sa che esistono le biciclette con le marce. Vabbè, se guardi il gioco, già tanto che ci stanno le munizioni intercambiabili, però io continuo a ripetere, secondo me è una cosa inutile proprio. Cioè, Ma se forse sono loro. È probabile che siano loro. Anche secondo me si dà conto di questo. Ce ne sono tre. Questo è armato per l'occasione. E un altro là. Allora, tu lo sai che il fucile a Non pompa non ce l'ho, vero? Ah, ecco, ma così sono messi qui. Come non ce l'hai? No, io non ce l'ho io. L'ho tolto perché quello, io c'avevo quello a una stella che è una cosa lunga E proprio. dammi le munizioni, no? E perciò l'ho detto io anche prima, quello munizioni, tu mi hai detto Ma no. io ti avevo detto no perché ce l'hai tu il fucile a pompa, tu non me l'hai detto però non ce l'avevi. Marco, ma che cazzo? Io ora ti posso dare solo quelle che ho nella borsa. Dammi quelle che c'hai, punto, cioè. Non quelle che non hai, voglio quelle che c'hai. Aspetta, 12 slug, ti do. Sento tipo gli alieni, sento. Queste cose c'hanno dei suoni proprio strani. Ti do, devo Ah, lasciare qua sono per più terra, alieni. ti eh. Ok, ciao, no. Poi ci sta tipo un orso, ci sta. Ma per favore, ma vabbè, lascia stare l'orso. No, no, c'è Ho proprio. trovato comunque l'entità code. Possiamo Io andare, ne ho però. preso tutte e tre. Vabbè, ma perché non possiamo andare? Vabbè, anche okay, oggi non ci possiamo andare. Possiamo andare ora? Andiamo. Fammi scippo Grazie. questo. Ma Oh, fai, vaffan, scappa, grosso. fai una corsa, fai una corsa. Mi ha bloccato. Sei rimasto Andato. lì? Ma sei rimasto lì? Ok, scusa. Ma Sto arrivando, scusa. Sto arrivando, aspettami. come faccio ad aspettarti? Devi venire prima. Perché ci stavano tre cose che mi stavano Ma facendo da che cavolo, buco. a me ci stava uno davanti, l'ho schivato la bicicletta. Oh, che peccato. Adesso Oh, ci ma quello sono. quando deve venire, se lo sapevi? Allora, mo vediamo Il proprio. gioco sta andando a 10 fps adesso, che ci sono qualche problema. Insieme a tanti altri problemi. Io ho un milione di persone qua. Spera, che a me la PlayStation sta andando a 3 fps. Cioè, ma 3 FPS è vero senso della parola, adesso. Questo non risponde, ma cazzo è? Non puoi immaginare Non puoi quello che ho immaginare quello che ho davanti. davanti.
La cosa buffa è che se tipo tu te li porti dietro e quei cosi grossi iniziano a sparare, tipo i razzi quelli là che si conficcano per terra, si autodistruggono, cioè si distruggono tra di loro. Sì. Allora, non mi dica che sei al telefono. No. Perché? No, beh, niente, solo per ricordarti che c'è tipo 40 persone dietro, stavo, ce l'avevamo. Che Vabbè, dopo ti devo mando lo spezzone della live e te lo faccio vedere. fare? Ma questo qua se mi sente non risponde sto coglione. Pazienza, dai. No, pazienza il cazzo, sai com'è? Io non vorrei stare tutto il pomeriggio in casa aspetto a questo. Ma noi infatti non stiamo ad aspettare lui, fino a una certa, poi ci facciamo i cazzi nostri, cioè, non è che. Ci deve avvisare prima. Ma che perché poi ti credi che io mi metto a correre con la macchina perché dobbiamo arrivare là a fondi? Ma non esiste proprio. Beh, quello chiude alle 8, quindi sì. Sì, No, che non abbiamo è nessun anche appuntamento con loro, quindi non mi no, ma metto a è anche nel tuo correre. interesse, però. Il mio interesse era quello di arrivare lì in un orario giusto, quindi partire anche prima. Marco, ma che vuoi da me? Cioè, non è per colpa di noi che vanno in Posso andare pure un'altra volta, non è che non succede Ma niente. perché? No, ma io l'avevo detto oggi, scusa, eh. Io non ho Io avevo preso detto nessun già gli altri che appuntamento. oggi non ci stavo, cioè mica. Che devo fare io? Ah, beh, se questo da prendere questo punto di vista, sì, c'è ragione. Ah, tu sei riuscito a scendere giù nel bunker? Aspetta, Sì. sto arrivando. Inizia a essere horror. Inizia ad essere un po' creepy. Vabbè, devi scendere giù, dobbiamo riattivare la corrente, immagino. Vedi, c'ho la goccia di sudore che sta scendendo sotto l'ascella che mi dà un solletico. Ma solo tu c'hai tutti questi problemi. C'ho tipo la goccia di sudore che sta scendendo, mi dà un fastidio. Che poi queste sono quelle classiche torce che abbiamo noi a casa, che non fanno Che non luce. fanno luce. Cioè queste sono le torce che non hanno una luce, ma una luce che si diffonde. Madonna santa, ha fatto una botta sta cosa. Fatta una botta. No, sono downed. Pezzo di mongoloide. Tu ce l'hai il. Magari a te lo shot, no? Non ce l'ho lo shot. Ma che cazzo ne sei te? Ma vieni qua per favore. Non ce l'ho, vedi, sto qua vicino a te, pronto, non c'hai Oh, niente. Cristi Dio. T'aspetto qua, dai. Ma come fai ad aspettarmi là? Ma per favore, fai quello che devi fare, ma muori ammazzata, aspetti. Ah, ma qua ci sta il gas, lei, mo come cazzo entri? Io non c'ho la Ti maschera. metti la maschera. Come no, ce l'hai? Aspetta, con calma. Come non ce l'hai? Continuo a non capire qual è il senso della maschera, se tanto poi ci sta comunque il fatto che ti fa venire sempre, ti fa star male, cioè del gas, qual è il senso? Però ti diminuisce il danno che fai il gas. Ma è una maschera a gas antibiotico, cioè dovrebbe proteggere. Mettici che ne Sì, so, ma come il filtro, tipo dei tuoi filtri. altre cose da aggiungere. Madonna, ma Quando come cazzo devo cambia? andare? Gas. Allora io l'ho attivato il. Poi mi dice che devo andare in un altro posto però. Ma devo salire sopra. Però sta cosa è molto singolare, per esempio. Aspetta. È molto singolare. Che praticamente tu ti metti la maschera e si vede il contorno della maschera. Sullo No, è schermo. singolare, molti giochi ce l'hanno, anche GTA, quando tu metti gli occhiali colorati sono Ma su G, ma stavo parlando di un AAA come GTA, però questo non è un AAA, questo è un AAA merda.
tripla M. M sta per merda, non so. Poi Vorosa si presenta e fa: ma noi dobbiamo fare matematica, ma se tu che cominci nel soggiorno. Cioè questo ti giuro, l'MP5 è più forte che abbiamo visto in un videogioco, ti giuro. Questo MP5 ammazza tutto, cioè. Come togli sta mascherina, per favore? Il mio personaggio c'ha gli orecchini. Ok. Ricchi ora. Dispatto a Khan di Koro? It looks like a train cart has derailed right over the road here. A whole container is blocking the road. Ah, ma quindi le sento anche io, le due. E tu l'altra volta mi hai detto che non sentivi. No, l'altra volta infatti non sentivo, è la prima volta che sento pure io. Viale, qua ci stanno 300 colpi per il fucile a pompa, se vuoi, eh. Sì, aspetta. 300 di numero oppure... 100, era modo per dire, però sono in totale 156. Però sono comunque tanti per un'arma, cioè. Questo gioco di solito si è abituato a trovare. Oh, Gesù Cristo! Che è successo? 800 cristiani, questi ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aspetta, provo. Vuoi che vengo pure io? No. Mi sto abbottando di razzi, quindi. Cioè io comunque non ho capito sto fatto della stamina, no? Allora, tu corri, finisci la stamina, però continui a correre. Sì, questo stavo dicendo, cioè, è una cosa proprio anomala sto gioco, c'è tutta un'anomalia qua. Oh, ho trovato adrenaline shot, ho trovato, oh, sì. Ovviamente. Mi sono catapultato in una specie di libreria senza senso, senza un perché. Ma noi ci restano solo due bunker da scovare. Ma può essere che questi due bunker segneranno la fine del gioco, cioè succederà qualcosa di buono alla fine di sto gioco di merda, finalmente. No. Ma sti cazzi bunker sono un labirinto per la miseria, io non mi so perso. Marco, ma non è finito il gioco, eh. Perché tu che ne sai come finisce il gioco, scusa? Non lo so. Allora che ne sai, può essere pure che uniamo, facciamo il network e dopo ci esce qualche cosa per la fine del gioco. Boh. Vabbè. Però il lato positivo di questi di queste cose è che i cartelli sono molto. Sono fatti bene, cioè ti portano veramente dove devi andare tu. Ma Marco, sto gioco è preciso, cioè non è sì, che. Sì, è preciso su alcuni aspetti, però è una cagata in tutti gli altri. Suo figlio si applica ma non si impegna, cioè. Non... Suo figlio ha delle potenzialità ma non le usa, cioè. Che cazzo significa cosa hai detto prima? Si applica ma non si impegna, non è il contrario, si impegna ma. No. Impegno non si ha, come significa, scusa, suo figlio si impegna. Come dicono i professori, suo figlio potrebbe fare di più ma non si impegna, come dicono sempre. Scordo i professori. Professori di merda, non sanno, quando non sanno quello che devono dire, dicono sempre le stesse cose. Ma pardella, fratello. Allora, io ho scoperto tutto il bunker. La mamma da. Qualcosa mi dice che stai vicino a me. Sì. Aspetta qua, vieni. Ma vieni. E fine, sottoterra la mia bicicletta. No, beh, semplicemente si è vaporizzata. Sì, è stato sottoterra. Beh, poi c'era un'altra comunque. Mo che ma fa? Mo dobbiamo andare a Hermelinen. Hermelin. Oh, c'è un coso, Ale.
sono due volte. Ah, ma c'è quelli cagoni. Questo comunque la zona è morta. Ah, lei si sì, scorvietti, si sì, spesso sei cinici. Le droppano loro. Tu male non sarebbe loro. Ah, io sì. E tu lo sai che sei cinici, se lo fai sembrare con il tempo lo droppano a loro. Guarda, tu non le uccidere, tu schivare, te lo prendo a fare. Hai visto? Guarda. Guarda questa. Che fa? Guarda, mo, se tu lasci per... No, esplode una sola. Sì, sono bombaroli questi. Cioè. Ah, ma là c'è un altro. C'è un indiano con me. Quel gay cosa ha detto? Sai qualcosa? Niente. Chiamalo pure tu. Stanno a nord, la madonna. Aspetta, mi devo riparare un attimo. Ah, noi ci abbiamo qualche... Ah, noi ci abbiamo la safe house di Sorken. Cazzo di caldo sta madonna. Ah, dimmi tu, dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo andare alla safe house ANL 182 Asterhead. Cioè, dobbiamo andare a piedi oppure col teletrasporto? Marco, ma da pare a piedi, col teletrasporto, no? Come si chiama? AN92? Oh, guarda, era giusto andare io, guarda. Ah, eccoli qua, aspetta, sto arrivando. Eccomi qua. Allora, questo è Minken. E Minken? Sorken, no, Sorken, non ci sei. Skvarden, mi serve. Li metto tutti e due. Allora, uno sta esattamente... Sento passi, popom, popom. Ale, vieni dove sono io qua? No, zitto, aspetta un po'. Ci sono 120 colpi che ti avevo promesso e che tu non ti stai prendendo. Allora, dovrebbe stare uno qua. E poi... Ale, c'è un po' di stilla o qualche parte? Non lo so. Insomma, non mi ricordo se stava parlando. Del ferro. Non so. Ah, Ermelienen da qua. Uno dei sistemi di crafting più stupidi che abbia mai visto in vita mia, guarda, mi rifiuto di... Ma qua ci dovrebbe stare... Ah, iniziamo ad andare a questo qui, questa... Ah, lo steel... No, non ce l'ho comunque, questo... Ah, fanculo, entro qua, questo coso è uno dei crafting più ignoranti che abbia mai visto, mi sa... Ma qui ci stanno...
La vehicle station. Sì, la PlayStation. Chiama Davide, chiama Davide, chiama il telefono a Davide. Sì, ho capito, però. Vai. Ah, tu spara, io lo chiamo Davide. Ma che sto a sparare? A chi devo spararla? Io devo fare qualcosa. Marco, per favore, vedi quello che fa. Guarda, non ti rispondo. No, non rispondere. Ma hai fatto tre squilli. Ma tre squilli? Che cosa che sta ancora? Sto ancora col telefono in mano. Ma io li sento, eh. Lo so che li senti. Mi ha scritto Alfantonio, sì, ciao. I guanti da gamer, sì, ce li ho ancora i guanti, non ti preoccupare, ce li ho ancora i guanti. E purtroppo li devo tenere i guanti perché fa caldo, mi si bagna tutto il controller, capito? Ok, andiamo, Davide non mi ha risposto. Ecco. Coglione. Allora, voglio andare a fare un po' di furore a destra. Oh, si stanno schiattando, guarda che bello, guarda, fammi vedere questo spettacolo. Si stanno schiattando vicino. Fammi godere questo spettacolo. Voglio godere, cioè. Ah, è quello militare verde contro i cosi con le palle, lo sono sotto, Che sì, cosi con le palle. Quei cosi con le palle sotto. Vedi, quei cosi che rotolano. I robot rotoloni. Ah, ok. Robot rotoloni. Marco, ma perché andiamo a un po' di cazzatoia? E voglio aiutare la fazione, voglio... Ma voglio... per favore, anche poi lì ci vanno... Ah, senti, ma vado. Oh, corri, ce n'è stato altro grosso, scappa. Ma vaffanculo. Almeno ci divertiamo un po', Dici grazie a Dio che non abbiamo comprato... Becco... Ma pure tu, Alessio, ma veramente fai... Poi dici un deve ride. Dici grazie a Dio che abbiamo comprato Back for Blood, guarda. Blood. Vada, oh, Marco! Allora, guarda, vabbè, poi... Aspetta, sto vedendo la live, aspetta. Boom. Morto. Che bella collisione. Poi ti mandi i spezzettoni delle cose, dei bug migliori. Già, alla fine, se, no, se devi fare, devi mettere su YouTube una compilation dei migliori bug in Generation Z. Vabbè, sì, è vero, guarda, io non riesco ad andare avanti perché vedo te che fai tipo Michael Jackson, cioè, ti triggeri proprio, fa... Cos'è qua? Hanno fatto un rito satanico? Sì, qua fanno i riti satanici con i robot. Chi li fa però, se hai capito? Ma questo chi è? Piedino? No, questo è sempre lo stesso cadavere, questo. Ma questo c'hai... Ah, questo allora si è meritata di morire, però. Perché c'hai... È sempre lui. No, perché c'hai i sandali con... quei calzini, guarda. Che poi la scena del crimine è sempre la stessa. Il robot e lui. E lui per terra. E lui a testa in giù. No, oh, vabbè, non è che... Se è morto, non è che sta lì in piedi, cioè. Vabbè, ma non sta neanche a testa in giù, però. Oh, si è... Sta machine gun silence. Vabbè, andiamo. Vadern. Sì, muoio. Non è il tuo occhio. Comunque ci sono... Un sacco di spettatori, due. Sì, qua c'è un'altra scena del crimine, qua, Ci sono l'ennesima... un sacco di spettatori. Che è la sera. Allora, guardiamo questa cosa fantastica. Allora, vieni pure tu, vieni. Allora, qui c'è una porta e c'è scritto per terra open, hold to open. Adesso mi devi dire cosa c'è qua dentro. C'è della buonissima e normalissima. Cioè, io veramente. Cioè, asfalto. Hanno fatto l'hotfix dei bug, ma di che cosa?
C'è lo shotgun cock, ci sta qua, se trovi via. Shotgun. No, il cock. Cock, sta scritto qua, e tra piaghe. Sta dentro. E a me non mi serve. Salt Homen. Aspetta, vediamo se c'ho nell'inventario un po' di colpi per il fucile a pompa e magari servono a te. Ti mette a pia questi, eh. L'hai presi? Non so manco... Ah, ma li ho imbacchettati. Sì, dove un bacchetto ho fatto il fiocchetto, l'ho messo, dai. Andiamo. Guarda qua, vediamo se mi fa saltare adesso, perché stanno girando le ruote. Qua. Aspetta, devo vedere cosa c'è davanti qua. Dobbiamo farlo vedere ai nostri amici di Twitch. Allora, vediamo. Vabbè, ma ti rendi conto che una cosa me la so chiesta da sto gioco? No, non ha saltato. Una cosa me la so chiesta. C'è presente che a fine mob abbiamo incontrato tutti quanti i robot? Quelli a due zampe, a tre, a quattro zampe. Però non abbiamo mai incontrato quelli là con la palla sotto che girano. E tu spera che me ne incontro. Ok, un nemico in meno, ma no. Vabbè, però la varietà, cioè, non è coerente questa cosa. Il mondo è bello perché è vario. Vada là, guarda. Allora, il continuo lag della PlayStation ci informa che sul lato di sinistra ci sono problemi. Infatti stanno tipo a 10 fps, però il lag ci sta. Perché? La PlayStation da lag pure se... Sì, vabbè, questo gioco... ci sono 10.000 motivi validissimi per cui questo gioco ti fa laggare tutto. Pure, il primo... Sicuramente è perché un gioco di me. Qui si stanno scannando. No, Alessio, no, ti prego. È successo. Aspetta, per colpa è... mi faccio indietro, sali. E scappa. Fai una manovra, questa manovra è difficilissima. Vai. Ti starò più lontano possibile, vai, scappa. E lagga. Una delle cose più stupide che abbia visto in questo gioco, in un gioco, guarda. Allora, ma ne... mi sto pure storto. Madonna, so tre, so quattro, ma quanti ce ne stanno, ya? Sono 200. Non uno, non due, non tre, ma ben quattro, ragazzi, quattro. Tre contro uno di questi qua. Cos'è sto coso sulla strada? È un coso morto, sinceramente neanche mi interessa. È un Prestor of Bubbleach. E allora vedi di nuovo. Madonna, Samia. Scusate, noi siamo soltanto qua. Sì, siamo qua. Scusate, ce ne andiamo. Vabbè, fatemi i cazzi vostri. Lasciamo i vostri fatti. Vabbè, Madonna, che ci sta sulla strada lei, santi Dio. Ma che è sto coso? Che è sto robo? C'è un trattore, cos'è? È il nuovo trattore della New Holland. Ostiamente... Oh, buu! La città di Abu! Buu, bridge! Buu! Sono cattivo! Giù Wonky! Ma vedete se mi hanno scritto qualche cosa ancora, i miei numerosi fan che mi accolgono. No, no, che ti sudano, ma ho scritto che ti sudano le mani, sì, mi sudano le mani, sì, perché qua sto con la finestra aperta perché ancora non abbiamo acceso l'aria condizionata. Qua minimo ci stanno 28 gradi ci stanno, lei. Alexa, quanti gradi ci sono? In questo momento la temperatura è di 25 gradi centigradi. Poi c'ho il computer qua sotto che mi sta andando in idle a 38-39 gradi con la pasta termica cambiata meno di una settimana fa. Ed è un computer di merda. Sì, va buono. No, vabbè, non è che non stanno scrivendo niente, è che la chat l'ho tolta da sopra il monitor. C'è scritto chat riservata agli account verificati. Sì. Io non sono verificato. Ah no, perché tu non hai fatto l'accesso col telefonino, non hai fatto, tu l'hai fatto là. Io sono... Vabbè, allora poi la cambio, dai. Sorry, non so dove devo andare. Chi è che ci sta bombardando? Madonna, mi hanno tirato un botto. La prima botta fa così, boom. Oh, ma sempre lagga qua, ma sto per sì, perché stanno nemici a tutte le parti, qua lagga tutto, pure la rega respira lagga, ma... No, io non so, proprio pazzo.
No, ma voi PlayStation no. Va... Cioè, PlayStation ha 1,5 milioni di grammi. Comunque, ieri ho visto un video di un rebolling del processore della... del Stadion. Sì. Bello. Lo so, eh. Bel, processore di merda, c'ha PlayStation. Ma tu l'hai visto la... C'ha un circuitino così, montato... C'ha un processorino anticappoide messo sopra un socket stampato. Non un socket a pressione, come è normale. Socket stampato. E tu devi fare il rebolling con le palline a stagno perché sì, sennò sì, non lo ti so. Salda. Ma tu mai visto ma che la... cagata? Ma tu hai mai visto la scheda madre embedded col processore della Xbox? Sì, l'ho visto. Bella. Cioè, è una scheda madre normale come quella per i computer, però sopra c'ha saldata il processore della Xbox. A me queste cose saldate, a me i processori saldati non mi piacciono neanche per il cazzo. Vabbè, però è una scheda madre di perché... là, però per ma poi se tu c'hai il processore saldato, però devi anche la macchina del ferrobolling. Non è che noi abbiamo la PlayStation e dobbiamo per forza avere la macchina per fare il rebolling, il concetto è lo stesso. Io la PlayStation, noi la PlayStation ce l'abbiamo, però non siamo il curatore del Zama. Allora, questa ha scritto dobbiamo distruggere tre macchine per prenderci il barcode. Penso là, presumo dobbiamo andare in quel casino lì. Però c'è qualcosa di interessante davanti, che cos'è? Una galera, che cos'è? Alfa Antonio Zero ha appena spammato delle belle emoji. Ah, grazie. Grazie. Cos'è galena? Che cos'è questa? Io non posso giocare così, cioè sembra andare. Non può essere che lagga, però sto gioco di. Cioè, oh schifo. Aspetta, ma fammi cambiare canale sopra il computer. Ah, le emoji, belle emoji, grazie. Aspetta, la situazione è un po' complicata. Guarda, lancio a botta. A finire, attento che questo lag ti esplode in faccia. La PlayStation. Cioè, mi lagga anche l'audio, capito? Gioco sì. Di me. Qua lagga tutto, pure io laggo. Buona vita reale. Sto gioco è per... Secondo me sto gioco causa problemi tecnici pure alla PlayStation, cioè fa come Warzone. E beh, se lagga certo è caso per i tecnici. Ma possibile mai che questi tecnici non ci giocano nei loro giochi? Cioè ma possibile, non si rendono conto che fanno un gioco che lagga sulla PlayStation. Ho trovato bug 1-2 MDN. Infatti io dicevo, ma non si rendono conto che non sanno utilizzare i... Cioè non ha un tecnico che testa i prodotti come Marco, ma è team tecnico, questa sarà una persona che ci mette tutto questo tempo per mettere due... ma questi hanno fatto già cioè se appare in azienda hanno fatto Just Cause 3 per la miseria, cioè non è lo so. Non è che ha fatto Paint, cioè... Mica stiamo a parlare dell'Asylum. Si va a parlare dell'Asylum H, Un altro entry bunker code 2 di 3. Cioè, poi dice perché alcune aziende falliscono oppure fanno... E fate sti giochi di merda, Ma il potenziale ce l'ha, ma non... Ma è scadente, cioè... Ci stanno 4 nemici qua... Tuo figlio è intelligente, ma non si apre. Ma io non riesco a mirare come si deve. Ho trovato tutto il barcode di Hermelian. Senti, Yamcha. No. Oh, stavo dicendo il mio c'ha piedi. Se tu sei pazzo. Vabbè no, sto qua vicino, possiamo anche andarci a piedi. Alessio. C'è qualcosa di pericoloso fuori che ci aspetta. Ma io ci sto fuori. No, fuori dall'altra parte dove non siamo usciti, grazie a Dio. Vabbè, che cazzo me ne fai a me? Tanto non ci siamo andati, è tutto. Aspetta che sta laggando, sembra tipo Baywatch, sembra. No, è rimasto uno spettatore, io. Vabbè, non fa niente. Che schifezza. Eccolo lì, il barcode.
New mission, locate a supply truck that may have been the first encounter. Ah, Mattene, la chat mi fa scrivere qualcosa. Sì. Ah, le qua i cancelli non si possono aprire. A posto aperto. Regole chat, niente linguaggio offensivo, no spam, pena il bam, ban. Ok, tutto chiaro. Ammesso che riesco a leggerla la chat. Ah no, chat verifica, verifica account. Oddio, mo' è ritornato normale il gioco, cioè non laga più. Dobbiamo prendere Sì, la bicicletta, dai. che... Allora io devo tornare indietro, perché la bicicletta No, no, ma non c'è. che bicicletta? Andiamo a piedi, scusa, sta là. Vabbè, come vuoi. Oh, ma questo però ha rotto più cazzo, però. Chi? Davide. Perché? Allora, non c'ho la stamina, aspetta un po'. Sono qua. C'ho tutto il cozzo che sta scendendo fuori giù dalle Ma braccia. che schifo però, Madonna. Vabbè, mica ho vabbè, ah, questo ti fa schifo, però quelle che leccano i microfoni non ti fanno schifo. Ma io non me le vedo quelle Ah, puttane. ovvero, sono quello che è. Marco, vado, ma stai zitto per Anzi, favore. quelle che ciucciano la pasta e fanno con Stai due zitto un po', per spaghetti in bocca. favore. E li chiamano pure SMR. Effettivamente, perché tu che dici, ma dove sto scendendo il corso che è ASMR? Vuoi che metto il microfono sotto le ascelle? Non lo so, dimmi tu. Non mettetelo in culo il microfono, per favore. Cioè, il personaggio ha fatto una caduta di 1 metro, si è tipo lacerato l'anima. Queste cose sabbie. Giuro, se io ti giuro vado alla casa produttrice di sto gioco, ci dico, togliete sti cazzo di rani, ma ho rotto. Aspetta, Leo, non sta avvicinando a queste cose, fammi usare il revolver perché. Oddio, Leo, c'è una bomba! Sì, lo so, non mi cazzo. Si Io possono vado pure. attimo la correndo. Vengo insieme a te, aspetta. Ricarico. No power, vabbè, giustamente. Cioè questa luce non ha un'espansività, questa luce. No, Cioè se tu questo è così, punto. nel completo buio c'è questo cerchio davanti e basta. Però mo si espande, vedi, in alcune zone del tunnel si espande, la luce, in altre no. Chi è l'eroe che vuole andare Ah, dentro là? grande. Vuoi andare tu? Facci, io aspetto fuori, eh. Aspetta, però, fammi indossare la maschera. Questi cazzi robot hanno rotti i coglioni. Io vado, arrivederci. Io ti aspetto fuori, eh. Qua. Oh. Metti i miei cazzi occhiali da sole. Il gas è scomparso. Via sei sopra. Ma questo è un altro locale, però non E qua ci sta la roba per è. terra. Perché tu non cerchi le cose, vedi? Wow, una Cioè, munizione questo è palesemente lo speciale. stesso locale di prima, soltanto che con i colori diversi. Soltanto che ci manca un bottone. Ci sono anche le mine. Tu dici, me la prende una? No, lascia. Salgo sopra. Aspettamela, perché questo è un labirinto. Aspetta un po'. Una semplice semplice per riuscire. E te è semplice, io che lavoro sulle navi almeno è semplice. Dovrebbe essere più facile perché questo è un altro labirinto di merda, appunto. Mi sono. Che cazzo. Allora, per un fatto di merda, tutto studiando. Ma qui c'è il c'è una bomba tosca, non mi Oh, ho sbloccato pesce. Controllo della peste. Ah.
C'è proprio che c'è un po' di stolacchio, eh. C'è un lacchio a passi cose. Ho attivato la... ho attivato. Toon Rat. Vabbè, se lo dici te. Come, fa una sonda, non sbocca. Che ci sta nella scatola? Sti giochi ci vedevi? Hamelinen, this is Lieutenant Axelsson at 405. We are experiencing problems. Something locked down our subterranean lab facilities. We can no longer enter, and none of our key cards or overrides work. We request an engineering team to help us breach the blast door. Yes, it affects department. Ah, Marco, ma poi no, cioè, per esempio, se per esempio uno deve scendere. Alessio, terra, Alessio, 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 Alessio. Gira a sinistra. Vieni da me. Apri questa scatola e piglia di sti botti per il fucile. Non c'è due botti. E piglia di sti cose per il coppa, per il fucile a pomba. Non ce li ho. Li hai presi tutti a 130, sì. Non ci stanno ancora. Ma questi che so? I beard shot. Marco, questa qua è la tua storage box. Io qua dentro c'ho un 2-4 per handgun scope. Ah, sono pure personalizzati. Io pensavo che si potesse. Vedessero. Allora ti piglia, aspetta. Te le do io, aspetta. Ah, stavo dicendo. A bordo, cioè, come funziona? Cioè, per esempio, no? Se uno deve. Se uno va in un paese. Che però non si usa la moneta. L'euro. E io devo scendere perché devo andare in giro e devo comprare qualcosa. Come funziona? Di solito in questi paesi ci sono i change. Basta i change? Devi andare vicino. Di solito vicino in questi paesi non dell'Unione Europea ci stanno molte le parti. Comunque se chiedi ai taxi loro già sanno dei centri commerciali, trovi quasi sempre un change, trovi. Loro sanno, se chiedi a un tassista loro sanno sempre dove portarti. E come fai a... pagarlo, dici? No, io come fai ad esempio a prelevare? Cioè io vado là, no? Io non ce li ho i soldi. Giusto. Devi andare a bancomat a prelevare. Io, allora, io personalmente non lo so perché non ho mai usato mettere la mia carta di credito là dentro, in uno di questi ATM esterni poi non europei. Io personalmente non ok, però. Però se teoricamente i miei colleghi l'hanno fatto, mi hanno detto che praticamente... l'ATM ti fa il calcolo automatico per la valuta che potrebbe avere da euro. Per esempio vado, se voglio 50 euro, no? Sì. Però lì 50 euro sono 1000 schmilz. Prima di tutto devi calcolare che la banca ti fa lo sgravo fiscale per il calcolo valuta. Quindi devi vedere, sì. Già per esempio la mia banca, se... Se vado in un ATM diverso da loro, già si pigliano 2 euro. All'estero mi sa solo 5 o 6 euro. Ah boh, ma io pensavo una cosa esagerata. Invece però se ti, pigli, se ti servono 10 euro, ti danno i 10 euro più i 6 euro, ti tolgono sul conto per l'ATM. Io pensavo una cosa esagerata, invece sono 6 euro su ogni transazione. Sono banche che si pigliano pure più di 5 euro, pure 6 euro, 10 euro. E mo niente, mo dobbiamo andare a Squadden. Adesso dobbiamo andare a piedi. Ice Fighten dobbiamo andare. SS. Allora dobbiamo andare qua. Io c'è piedi, tanto sta qui. Fammi riesumare il corpo del mio povero disgraziato. Fammi riesumare il corpo. Padre P. Padre Maronno. Cioè c'è anche la foto mode su questo gioco, ma che. Ma chi cazzo se ne fotte di fare foto in questo gioco di merda? Questo è un bunker, Alessio. Ma non è lo stesso bunker di prima. Già lo stesso di prima. Sarà lo stesso. Ma non siamo usciti da qua e dall'altra parte là, quindi non abbiamo saccheggiato niente. La madonna, vediamo se ci sta correndo lo stesso bunker di prima. Ok, la corrente c'è. Però qua vedi, ci sono delle cose che non abbiamo preso. Wow. Tipo qua.
qua. So cose stupide, però so cose che magari possono servire. Tipo due colpi inutili, però ci stanno. La batteria è due colpi al cuore, magari. Due colpi inutili, però ci stanno. Cioè, qual è il senso di sprecare tempo per mettere le ammunition con due botti dentro? Non capisco, vabbè. Questo è l'esercito che fa queste cose. Vale, ti giuro, se trovi il revolver usalo, perché è meraviglioso. Sì. I'm a body girl. In a body... Allora, quindi 19 devo andare in capitaneria. A fare i cazzi miei. Dovrò andare prima dal dottore, dobbiamo andare. Io sì, devo andare al dottore. Io ci devo andare il 19. In my body girl. In my body world. It's fantastic. Aspetta che il mio personaggio sa la fiatella. Chi ce l'ha davanti? Aspetta, male. Così brutti si sono. Madonna. Oddio, Ale, sono quelli nemici, sono quelli con le ruote. Spegni la luce! Sì, qua vieni. Engaged. Non l'ho visto. Non ce l'hai i lanciarazzi tu? Sì, sì, c'ho 5 colpi. Ah, questi sono su piano, le vivo quasi da con le ruote. No, sono facili da ammazzare. Che scoppiano, cioè, sono palloncini. Ma lo sparano, non è vero. No, ma io li sto ammazzando con la MP5. Vabbè, come ho detto. Oddio, mi hanno preso, oddio, sono morto. Ma diventano palle, diventano. Cosa? Ma che cazzo è quello? Andiamo. Sì, c'hanno la sfera, però devi saccheggiare, cioè, abbi pazienza. Mi fa lo shot, non saccheggiamo. Vedi, ho trovato per esempio una cosa inutile. Viva il feticismo! Cheat by patch. Sono morti, no? Ma perché sono... Perché hanno ancora la luce addosso? Io non capisco. I condensatori sono ancora cari. Che cazzo sono? Lì c'è un altro gruppo, si stanno ammazzando a vicenda. Fammi godere lo spettacolo, aspetta. Come Entered Combat? Ma ti sei no, fatto no, vedere? Ti provo- no, 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 sei tu che ti sei fatto vedere. No, a me non è uscito niente. Ma a me non mi hai visto niente a me. Perché entra in combat, ma sono ancora Escaped Combat. A posto, sei contento? Vogliamo partecipare anche noi, perché andiamo alla PlayStation. Ma perché dobbiamo partecipare? Ma non c'ha meglio, ma lui è proprio morito. No, beh, voglio divertirti un po', cioè, vuol fare un po' di... C'ho il calibro 50 e faccio l'uso. Te, perché fa schifo. È inutile. Oh, cazzo. Non fa niente, dai, corri, tanto la scappa. Corri, scappa, c'è Nemesis. Io me ne scappo con il flare in mano. Chiare, t'hanno visto. Oh, c'è dell'acqua, andiamo nell'acqua, vediamo cosa succede. Così muori. Oddio, il personaggio non sa nuotare, Alessio. Guarda, questo è un accampamento militare, vieni. Ci sono le armi dentro. Oddio, che sarnese qua. Guarda, c'è qualcosa tutto distrutto lì. Ma
Sembra un cazzo. Ah, c'è il trattore qua, qualcosa strano. Ah, uno c'è entrato pure dentro, pensa un po' te, c'è rimasto secco. C'è un mega mitragliettone qua. Forse questa è l'elettricista. Allora, io intanto mi preparo la MP Battery. Perché secondo me tra poco ci sarà da ride. Dove sta il mitragliettone? No, qua vedi, c'è un po', stanno tutto un po' messo a cazzo di cane. Qua c'è questo bunker inutile. Che cazzo è questo? Che sono sti cosi di ferro qua? Ah, no, questo sono quelle casse. Direi un po' dalle palle, per la madonna. Ah. Le è proprio strano. Qual è? Ho trovato la K47. Qua dice weapon 1 di 4. Ci sono anche altre armi. Maccio, però c'ho zero colpi per sto coso. Qui ci sono altre cose qua, guarda. Ma no, forse su quello avevo... Ah, ho delle per la K47 c'ho 1086 colpi, alta perforazione. Ma a me mi sta venendo il dubbio, non è che questo qua sia un progetto fallito dell'esercito? Sì, però non c'è scritto niente di interessante, capito? Cioè, non è che ci dicono questo, che cos'è... Qualcosa che ci fa capire che cos'è questo. No, anche qui c'è la K47. Che quante stelle c'ha? Non lo so. Guarda, qua ci sono i robot con gli sferici, guarda. L'hai visti? Sì, aspetta, sì, anche l'ho visto. Ah, c'ha due stelle. Qua ci sono pure le mine, ci sono. Non me le prendo queste mine, le porto da un'altra parte. Esploriamo per bene sto posto, eh. Tanto quelli si stanno scannando tra di loro. Guarda, qua ci sta un militare con la K47 morto qua, eh. Lo so. Ah, aspetta, mo facciamo una cosa furba, guarda. Mo metto il field radio qua. Ce n'ho 6. Capito? Sì. Veda. Allora, un po'. Ah, drop item. A posto, messo qua per terra. Deploy ho fatto io. Marco, vieni qua, ho bisogno di aiuto. Aspetta. Sei entrato in combattimento con loro, immagino, vero? No. Ci sono proprio a fianco e non mi stanno vedendo. Ancora, ecco qua, bravo. Ho trovato pure la tessera di scavate. Sì, qua stavo. Un attimo, l'ho trovata. Sì, robot con la tessera che non ho capito il senso comunque. Vabbè. Hanno rubato. Calibro 50 che non funziona. Queste sono le armi rotte di Call of Duty, secondo me. Fucile da cecchino che non sparano. Boh. Aspetta, vediamo un po' se riesco a fare un attachment per sto coso. Un gioco identico a Polito. Vabbè, abbiamo trovato la barcode. Sì, entry, ho messo il silenziatore per la capona 7. Qua c'è altra roba da saccheggiare. Allora. Non c'è un'altra. Paramedic. Pure paramedic ci sta qua. Cioè, mi dici qual è il senso di fare nel gioco lo smalto per le unghie? Vabbè, contenti loro. Beh, andiamo al bunker, eh. Sto arrivando, eh. Così abbiamo finito quest'altra cazzo di missione. Non c'è più a sindissare la Command Bunker Network. Sì. Minchia, c'ho 2290 colpi per la K47. Allora, noi ce n'ho 431 FMJ e 1025 AP. Io ce n'ho 2299 FMJ.
e 1030 AP. E ci credo, tu le 762 sempre collezionato, però non è avuto. Aspetta, mi adesso che uso un bot e stanco qua. Aspetta un po'. Ma pure a me è stanco, a me non mi fotte proprio un cacchio, è stanco, pure che la fa. Aspetta. Allora, standard. Cioè, qual è la differenza tra lo standard, simple e normal? Cioè, non potevano farne uno più direttamente. Standard. Ok. Cioè, tante cose stupide che non capisco. Anche l'utilità di fare questo. Cosa? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Oppure questo. Cioè, anche questo, vedi? Anche questo qui. Andiamo, vai. Oppure anche questo qui, cioè. Per questo. Hanno messo queste e non l'animazione per nuotare. Questo gioco è molto inclusivo perché ti fa mettere gli orecchini e lo smalto per le unghie agli uomini. E ci sono anche le gonne con le calze a rete. Tu e la tua cazzo di LGBT con me. No, no, io non sono. Non voglio dire niente al riguardo, però. Tu sei però nessuno dice queste cose, capito? È un gioco, l'unico gioco inclusivo. Anzi, ma forse pure su Fallout New Vegas si può fare, non lo sappiamo. C'è come. Come si chiama? Quello di la zanzara lì. Ma vaffanculo sto rosa. Ah, sei andato da parte. Come se sto sfamando? I'm a Barbie World. Che è questa cosa? Ah, puttana miseria. Vabbè, entra dentro. Cioè, direi che io sono costretto a comprare la PlayStation 3. Buono. Per giocare a Metal Gear 4. Puoi andare da Mercatopoli, là ci sono le. No, io voglio comprare su Amazon. Se è proprio vero. Non c'è su Amazon. Ma voglio a te, ci sono tutti e tre modelli. Vai. Pronto? Quali modelli? Quello originale con la scocca cromata. Poi ci sta quello con lo opaco che sembra silver. E poi ci sta quello con lo sportello che si apre e si chiude di lato. Quanto costano? Chissà il record. Donno i 150, 160 euro. Mercatopoli 600 euro. Ma quella è usata però. E per pure queste sono usate. No, di certo non sono nuove. Non sono nuove. Sì, perché se sono usate sta scritto. No, al massimo sono ricondizionate. Ricondizionate, ma c'è scritto o prodotto renewed o c'è scritto nuovo. Mi sa che non funziona. Oh, zitta, hai risposto quello. Che ha detto? Cioè, senti che voce che c'ha. Non è assolutamente vero. Cioè. Vabbè, però così mi sta tenendo le spine, cioè. Cosa? Infatti, cioè, ce lo deve dire che era. Non vorrei assurbare. Cioè, ma vaffanculo, pezzo di stronzo. Oh! Lo sai sopra le vieni. Find the warboard in scavare in bunker. Via. Cos'è qua? Vabbè, che è un'arena diventata.
Ah, Marco, usa il tuo adrenaline shot su di me. Aspetta. Sto reviewando, aspetta. Review. Grazie, grazie. E mo? Boh. Ah, ecco, posto. C'hai il batti 5 là, vedi sulla, davanti a te. Batti 5. Ma dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo andare qua. Aspetta, fammi scippare un po' qua. Però mi sembra che mi si come... Se andava la falda è sempre quella, cioè... Dobbiamo sempre... è sempre la stessa cosa. No, ma proprio la composizione bunker, ormai me lo sembrato. Ma... Sì, solo la foto come l'uno dell'altro, cioè, vai là, scendi giù, fai la scala a chioccia e ti trovi la sala di controllo. La sala macchine. Cioè. Creatività proprio 10 e lode, mi dicono. Ecco qua. Questo secondo me era un gioco che non ci credeva. Eccola qua. Forborn. Marco, abbiamo finito sta missione finalmente. Sa fa Dio. Sono tre giorni. Ma che tre giorni? Sono tre settimane. Tre settimane, un po' che mi ha fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 missioni abbiamo ancora fatto. Basta, voglio morire. Beh, io direi che possiamo pure finire l'attuale. Sì, Marco, però ci sono. Ok, fai il disengage. Exit to me.